Nando Orsi, com'è il mestiere di commentatore? Da quanti anni intanto? Beh, ormai sono tanti anni, saranno 6-7 anni, quindi è un mestiere sicuramente diverso, però è un mestiere che bisogna avere una preparazione, cioè non è che siccome siamo stati giocatori ti inventi un mestiere così, devi avere i tempi televisivi, devi prepararti sulle squadre, sui giocatori, come si muovono, su tante cose, quindi devi arrivare preparato ad un evento che sembra facile, ma facile non è. Quanti anni sono? Saranno 7-8 anni, 8 anni circa. Esperienza invece in panchina? Esperienza in panchina ho finito nel 2011 con la Ternana, dopo aver fatto un anno in C, poi dopo ho fatto 2 anni a Livorno e poi dopo, siccome non mi hanno più chiamato, io ho cercato di fare altre cose. Arrivò anche in Serie A, al posto di Arrigoni a Livorno, sì, esatto. Sono passati dieci anni. È stata l'unica parentesi in Serie A, sì. Sì, partito dall'alto, no? Sì, sono partito dall'alto, poi dopo sono andato in C e poi dopo, ripeto, è come i single, che sono single per scelta, ma degli altri. Io pure sono rimasto a spasso per gli altri, perché sennò avrei voluto. E invece è appagante lo stesso questo mestiere? Beh, è bello. Fa altro Nando o solo questo? Beh, sono praticamente opinionista, quindi ho una radio con cui collaboro. Quale? Radio. Ah, beh, che a Roma è un mito. Esatto, con cui collaboro, questa televisione, tutto mercato web ogni tanto mi chiama, quindi sono inserito in questa situazione qua. E sempre sperando di tornare in panchina? Sempre sperando, perché l'adrenalina non si dimentica mai. Chi è il suo mito, il suo punto di riferimento come commentatore? Ma guarda, ce ne sono tanti, noi abbiamo Piccinini che sicuramente dopo i grandi del coso, Martellini, Pizzul, ha inventato un modo nuovo di fare telecrona, così come Pierluigi Pardo, quindi noi nella scuderia di Premio abbiamo tantissimi tantissimi talenti e quindi imparo molto da loro.